alla fine è andata come dicevano i traditori? Alla fine è andata come hanno detto le persone sagge. Io ho parlato sempre con franchezza, spaccare il centrodestra è una scelta sciagurata, non devono nascere gruppi parlamentari separati. Io credo che si debba parlare con franchezza anche sul governo. Se il governo non aumenta l'IVA e rivede quella misura, avrà sostegno. Se fa crescere le tasse, avrà voti contrari. I governi si giudicano sui fatti, perché uno può anche votare la fiducia, ma se non fosse fatta una politica fiscale condivisa, uno potrebbe votare contro. Quindi per noi i programmi sono sempre gli stessi: riforme dell'economia, riduzione del carico fiscale, revisione anche delle norme della giustizia, anche alla luce del richiamo europeo sulla responsabilità civile della magistratura. Quindi i governi si giudicano sui fatti, non ci sono diplomi o premi di scuderia che si danno una volta per tutte. Senatore, ma Saccomanni ha già detto sull'IVA, non c'è niente da fare. Saccomanni l'ho sempre definito inadeguato, quindi era inadeguato ieri e anche inadeguato oggi. Se il governo... Sì, al governo, ma io pure l'altra volta ho votato la fiducia. Il governo è una squadra collegiale, collettiva, è come le squadre di calcio, no? Quando si fa la pagella il lunedì dopo le partite, c'è chi prende 8, chi prende 7, chi prende 4, chi viene mandato in panchina e chi non viene convocato. Io ho votato la fiducia alla squadra, quel giocatore non lo convocherei più. Senta, Zanda ha detto il voto di fiducia di Berlusconi nasconde una sconfitta politica. Zanda, che ha visto molte cose nella vita, sia più cauto nei giudizi. È stata una vittoria della saggezza di Berlusconi, che ha preferito anche l'unità del centrodestra, anche farsi carico di alcune preoccupazioni di categorie, di elettori, e quindi Berlusconi ha fatto una scelta saggia. Saranno poi gli elettori, non Zanda, a giudicare Berlusconi. Io mi auguro che un giorno anche Zanda voti per Berlusconi, però al momento l'evento mi sembra ancora faticoso da costruire. Dopo la giornata di oggi cosa cambia negli equilibri del PDL e di Forza Italia? Che ci sarà più franchezza nella discussione, più coinvolgimento di tutti, è una cosa che io auspico nel pieno rispetto della leadership di Berlusconi, ma anche senza estremizzazioni. Io in fondo avevo detto già quest'estate, con una frase che è stata molto celebrata dai giornali, che per Berlusconi si può fare qualsiasi sacrificio, per gli altri no. Non era esattamente così la frase, ma è andata così.